Risposta immediata su materie di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Avverto che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che i deputati possono partecipare alla seduta odierna anche in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricordo altresì che secondo l'articolo 135 ter 4 primo periodo del regolamento il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Dopo la risposta del Governo l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti. Saluto il sottosegretario Frassinetti che prende parte alla nostra seduta in rappresentanza del Governo. Iniziamo con le interrogazioni. Caso e Manzi, iniziative per la proroga del contratto del personale ATA, tecnico e amministrativo, organico PNRR e organico Sud, che vertendo su identica materia saranno svolte congiuntamente. Do però la parola prima all'onorevole Amato. Prego. Grazie Presidente. Dunque, vede Sottosegretario, il personale ATA comprende sia i collaboratori scolastici che gli assistenti tecnici amministrativi. Però non si spiega per quale motivo siano state fatte due cose diverse all'interno di questo gruppo di personale. Praticamente è stata data una proroga ai collaboratori scolastici fino al 15 aprile, non si capisce perché non sia arrivata a fine dell'anno. Mentre al personale assistente amministrativo e tecnico si dà una proroga fino al 2026, però si dice che sempre se i soldi ci sono nelle disponibilità delle scuole. Insomma, noi chiediamo ma come si può contrattualizzare un dipendente senza sapere la cifra che si ha a disposizione? Bene, grazie onorevole Amato. Prego l'onorevole Manzi, illustri solo anche lei. L'interrogazione verte sulla stessa materia, quindi aggiungo solo brevemente alcune considerazioni che dipendono soprattutto dalla situazione di grave caos e di grave difficoltà che stanno vivendo le scuole in queste settimane, subito dopo la ripresa tra l'altro dell'anno scolastico, tanto che lo stesso Ministero ha attivato dei tavoli di lavoro su questo tema, a dimostrazione che l'oggetto della nostra interrogazione è abbastanza concreto e definito e necessita ovviamente di interventi e su questo appunto attendiamo la risposta della sottosegretaria proprio per capire quali sono gli intenti del Ministero rispetto alla situazione del personale ATA, le risorse che dovrebbero essere necessarie per prolungare i contratti e la chiarezza che questi lavoratori che dal 1 gennaio si trovano in una situazione estremamente difficile dal punto di vista professionale e personale stanno vivendo, attendono appunto chiarezza. Bene, allora il sottosegretario Frassinetti ha la facoltà di poter rispondere, prego. Grazie Presidente, grazie all'onorevole Manzi e all'onorevole Caso. Permettetevi all'inizio di rendere un'unica risposta dal momento che la problematica verte sul medesimo argomento. Preliminarmente preciso che si deve a questo Governo la volontà di assicurare alle scuole il supporto di personale amministrativo aggiuntivo in grado di accompagnare nel percorso di attuazione sia del PNRR sia di Agenda Sud. A tale scopo, infatti, con più interventi normativi nel corso del 2023, sono state individuate ingenti risorse statali pari a 62 milioni di euro per il 2023 e a 50 milioni di euro per il 2024. Corre l'obbligo di precisare che la legge, nell'individuare le coperture finanziarie, ha dovuto distinguere la platea dei collaboratori scolastici, i cui compensi non sono ammissibili nell'ambito delle risorse PNRR, per i quali dunque si è fatto fronte esclusivamente con risorse statali, da quella degli assistenti amministrativi e tecnici, i cui compensi invece sono riconducibili all'alveo del PNRR. Grazie all'articolo 20 bis del decreto legge 145 del 2023, si è introdotta una rilevante potestà in capo alle scuole. Si è infatti consentito
di attingere alla platea degli assistenti amministrativi e tecnici con contratto a tempo determinato al 31 dicembre 2023, ai fini dell'affidamento di incarichi di esperti PNRR e da valere sulle risorse dei progetti del piano medesimo. Una possibilità questa, è bene precisare, preclusa alle altre amministrazioni, che sono tenute ad affidarsi ai soggetti inseriti negli elenchi di INPA o in subordine all'espletamento di procedure comparative che il Ministero è riuscito a ottenere motivando la specialità del comparto scuola, il quale vede già al proprio interno, nell'ambito delle graduatorie vigenti, le professionalità davvero necessarie per assicurare il supporto amministrativo in parola. Per semplificare le procedure amministrative, supportare le scuole e garantire una continuità occupazionale agli assistenti amministrativi e tecnici, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato sin da subito specifiche azioni di supporto. Un format di contratto che le scuole possono scaricare direttamente dal sistema formativo e un simulatore, col quale le scuole potranno calcolare con le risorse PNRR disponibili e comunicare a ciascuna scuola la durata del contratto e l'importo da corrispondere a ciascun assistente amministrativo. Infine aggiungo che il Ministero sta lavorando col Ministero dell'Economia e delle Finanze per individuare tutte le possibili semplificazioni per la gestione dei pagamenti di questi contratti da parte delle scuole, nonché per ripartire e assegnare ulteriori risorse PNRR a favore delle stesse scuole, in modo da incrementare le disponibilità finanziarie per l'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato per una durata più ampia. Una volta attuate queste misure, si ritiene che le scuole avranno in essere progetti PNRR che richiedono uno specifico supporto amministrativo e avranno tutti gli strumenti per attivare gli incarichi in parola. I deputati Amato e Manzi hanno la facoltà di replica. Prego, intanto l'onorevole. Grazie, Amato. Presidente. Vede, sottosegretario, io capisco che a volte anche lei sia in imbarazzo a dover rispondere a dei quesiti precisi. Ma se presentate un emendamento al Senato che non è corredato da nessuna relazione tecnica e pensate di fare delle proroghe al 2026, non lo diciamo noi, lo dice il Servizio Bilancio dello Stato, che non può essere fatta senza effettiva copertura, ma solo su un'ipotesi, ci sembra che stiamo ancora giocando con l'annuncite di questo governo. Non è stata data nemmeno una risposta durante l'incontro avvenuto il 18 gennaio al Ministero. Sono stati annunciati ennesimi eventuali proroghe, altrettante toppe da mettere su provvedimenti che nascono sbagliati. Il problema è che noi stiamo giocando con delle vite umane, stiamo giocando con gente che ha famiglia. Non si può dire a uno che ha famiglia, forse vediamo se escono i soldi, come fare, cercheremo e annunceremo. Bisognerebbe essere davvero più concreti nei riguardi di queste persone che fino adesso hanno dato la loro professionalità all'interno della scuola e sono necessarie al funzionamento della scuola. Grazie. Prego adesso la replica all'onorevole Manzi. Ringrazio la sottosegretaria, però non posso dirmi soddisfatta della risposta perché ci sono due ordini appunto di problemi che del resto vengono evidenziati in parte anche dalle aperture finali della risposta, delle possibilità appunto di fondi maggiori che vengono riconosciuti come necessari per poter attivare i contratti, perché al momento con le risorse di PNRR disponibili le scuole non hanno la possibilità di poter attivare lo stesso numero di contratti che sono scaduti al 31/12/2023 e quindi il personale che svolgeva un servizio tra l'altro molto importante per le scuole, ma del resto per il Paese, perché è legato al raggiungimento di obiettivi fondamentali, quali appunto gli obiettivi di PNRR, non riescono con le risorse a disposizione al momento a riattivare lo stesso numero di contratti e quindi a garantire alle persone in particolar modo che hanno investito e che all'interno delle scuole con la loro professionalità, con la loro passione e competenza nel poter continuare ad assicurare questo servizio. Per cui noi ci auguriamo che
già dal primo provvedimento utile, che è il mille proroghe, ci siano degli spazi, come forza politica abbiamo presentato anche degli emendamenti su questo, ma ci siano davvero degli spazi per poter dare delle certezze in particolar modo alle scuole, ma ancor più ai lavoratori, che in questo momento si trovano senza lavoro e si trovano appunto di fronte a un si dice, a un forse, che chiaramente non consente loro di poter avere delle garanzie, e penso che sia un motivo di grande preoccupazione questo per tutti noi, per cui aspettiamo davvero che con almeno il mille proroghe degli spazi si possano aprire e possa continuare anche possano continuare i tavoli di lavoro, di interlocuzione che si sono già attivati anche nelle scorse settimane anche con i sindacati al Ministero. Grazie onorevole Manzi. Adesso passiamo all'interrogazione dell'onorevole Dalla Chiesa, iniziative per garantire il pagamento delle retribuzioni del personale docente precario. La deputata Dalla Chiesa ha facoltà di intervenire. Grazie, per un Presidente. Per allora, l'interrogazione. Con il collega Gatta abbiamo presentato questa interrogazione per sollevare un problema che è molto concreto, che riguarda la vita reale delle persone, come quello di cui si stava parlando adesso, perché ci riferiamo ai ritardi delle retribuzioni del personale docente precario. È una preoccupazione che ha riguardato e riguarda centinaia di cittadini, lavoratori precari che chiamiamo ogni anno a coprire i moltissimi vuoti di organico della scuola italiana. Senza il servizio di questi docenti il sistema scolastico non avrebbe alcuna possibilità di attuare la missione educativa. Ci sono stati segnalati casi di docenti che non percepiscono retribuzione addirittura dal mese di settembre. Quindi come farebbero poi ad affrontare le spese della vita quotidiana, affitto, bollette, trasporti e quelle per i figli? È davvero una situazione inaccettabile che purtroppo ha a che fare con la dignità di queste persone. Recentemente alcuni organi di stampa hanno riportato una posizione attribuita al Ministero, secondo cui il problema sarebbe concentrato ogni anno nelle mensilità da settembre a dicembre e sarebbe causato da un cortocircuito burocratico che coinvolge più ministeri. Vorremmo sapere se questa lettura è affidabile e soprattutto come il Governo intenda porre urgentemente rimedio a questa problematica. Grazie. Grazie onorevole. Il sottosegretario Frassinetti ha facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente, onorevole Dalla Chiesa. Evidenzio preliminarmente che il contratto del personale supplente breve e saltuario è contraddistinto da una eterogeneità nella durata e da una discontinuità nel rapporto di lavoro con l'amministrazione. Pertanto la procedura di pagamento degli stipendi di questa categoria di personale risulta molto complessa a causa dei vincoli amministrativi e normativi che impongono adempimenti e controlli a carico di diverse amministrazioni, quali le istituzioni scolastiche, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ufficio Centrale di Bilancio e il NOIPA. Tanto premesso, specifico che l'attuale processo di pagamento, come indicato dal DPCM del 31 agosto 2016, si svolge in cooperazione applicativa tra i sistemi informativi del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, il meccanismo prevede che l'inserimento dei contratti, le eventuali variazioni di stato giuridico e l'autorizzazione dei ratei sia svolto dalle istituzioni scolastiche, mentre l'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole è una competenza del MIM e l'elaborazione del cedolino unico e la liquidazione dei compensi spetta al MEF. Nel corso del 2023, per effetto dell'approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale triennio 2019-2021, la liquidazione degli arretrati dovuti ai contratti di supplenza breve e saltuaria ha determinato un depauperamento delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli pertinenti delle supplenze brevi e saltuarie. A fronte di ciò, il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è prontamente attivato per reperire le risorse finanziarie e apportare le necessarie variazioni in bilancio, fornendo al MEF l'indicazione delle risorse finanziarie per ripristinare le disponibilità sui capitoli pertinenti e ha fornito agli uffici competenti i monitoraggi e le proiezioni atti ad indicare il fabbisogno per i mesi da settembre a dicembre 2023. Grazie a questa attività, con l'emissione straordinaria di gennaio richiesta dal Ministero a NOIPA, sono stati effettuati pagamenti dei ratei incapienti, oltre agli emolumenti relativi al mese di dicembre non ancora retribuiti, per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro.
Non da ultimo ricordo che, proprio nell'ambito delle misure volte a sburocratizzare la scuola e a realizzare un sistema più snello per il pagamento veloce degli stipendi, su impulso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è stata già costituita una task force con l'obiettivo di riformare la procedura di pagamento in modo organico e strutturale e che a breve sarà presentata una proposta di interventi in collaborazione col MEF. Infatti, già dal corrente mese sono state messe in atto, con la stretta collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, NOIPA, azioni migliorative del processo che permetteranno il pagamento dei ratei contrattuali dei periodi pregressi. Prego, onorevole Dalla Chiesa, la possibilità di replicare per 2 minuti. Sì, prendo atto del fatto che stiano cercando di trattare e saldare quello che sono 10 anni che questi lavoratori aspettano di avere, perché non è ammissibile, secondo me, nessun tentennamento, perché parliamo comunque di lavoratori, di docenti che offrono un contributo determinante per permettere allo Stato appunto di erogare uno dei diritti fondamentali, che è quello dell'istruzione. Capisco anche quello che lei ha detto, che ci sono diversi stadi da superare e da mettere d'accordo. Quindi io spero che verrà misurata la nostra capacità di essere concreti nei confronti di queste persone. Noi tante volte parliamo di principio, no? Quando delle grandi questioni di principio, quando ci riferiamo alla scuola, e che va benissimo, continuiamo a confrontarci su tutte le innovazioni possibili da introdurre nel sistema. Però prima, in premessa, dobbiamo essere seri e retribuire correttamente il personale. Comunque, grazie per la risposta. Grazie onorevole, passiamo all'interrogazione a mia prima firma sullo stato di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale e sui tempi di implementazione della riforma. Svolgo l'interrogazione, illustro l'interrogazione. Il 7 dicembre è stato pubblicato il DM 240 concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, che anticipa all'anno scolastico 2024-25 la possibilità di attivare in via sperimentale questa filiera formativa, come prevista già dal DDL 924 già approvato nella Commissione al Senato. Quindi la riforma prevede anche la creazione di veri e propri campus che a livello di singolo territorio o distretto produttivo potranno offrire agli studenti più percorsi di studio grazie alla sinergia fra diversi soggetti. Si crea così l'opportunità di utilizzare alcune aree strategiche del nostro territorio nazionale sviluppandone le potenzialità. Chiedo quindi al sottosegretario Frassinetti quale sia lo stato di attuazione della sperimentazione e quanti percorsi saranno avviati sul territorio nazionale già a settembre del 2024, nonché quali siano i tempi previsti per l'implementazione della riforma nel suo insieme, soprattutto con riferimento alla creazione dei campus. Sottosegretario Frassinetti. Grazie Presidente, anche nel suo ruolo di proponente il Question Time. Ricordo innanzitutto che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale costituisce un obiettivo strategico del Governo che forma oggetto del disegno di legge AS 924 collegato alla manovra di bilancio, che il 21 dicembre 2023 ha concluso l'esame presso la 7ª Commissione del Senato. Il citato disegno di legge innova l'istruzione tecnico-professionale arricchendola con l'introduzione del nuovo modello 4+2 che prevede uno sbocco preferenziale ma non esclusivo verso l'ITS. Si tratta di una riforma molto ambiziosa che mira a una nuova formazione tecnica e professionale grazie all'alleanza tra scuola, territorio e impresa, con l'obiettivo di garantire ai nostri giovani una formazione di altro profilo e di consentire la riduzione del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, offrendo maggiori e più veloci opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, rendendo in definitiva più competitivo il sistema produttivo del nostro Paese.
Una delle caratteristiche più rilevanti della sperimentazione costituita dagli accordi di rete sottoscritti dai soggetti partecipanti alla filiera, in particolare quelli della formazione, istituzioni scolastiche, ITS Academy, strutture formative delle regioni, e gli enti e tessuto imprenditoriale, università, imprese, enti pubblici e privati. Gli accordi hanno il fine integrale di implementare l'offerta formativa complessiva delle filiere tecnologico-professionali in relazione alle esigenze produttive del territorio, superando compartimentazioni ormai antiquate e favorendo la comunicazione tra percorsi anche diversi, che potranno trovare il loro punto di incontro nei campus, che si confida di istituire sulla base di tali accordi. Tanto premesso, nelle more dell'approvazione del disegno di legge sopra richiamato, si è intanto avviata una sperimentazione che anticipa in via amministrativa una buona parte delle novità della riforma di legge. Al riguardo, merita lo stato di attuazione della sperimentazione relativa all'istituzione della filiera formativa tecnico-professionale. Rappresento che a seguito dell'istruttoria condotta dalla Commissione Tecnica del Ministero dell'Istruzione del Merito, istituita con decreto 11 gennaio 2024, grazie allo straordinario sforzo profuso dalle istituzioni scolastiche per elaborare i progetti in tempi molto stretti, sono stati ammessi alla sperimentazione della nuova filiera 171 istituti tecnici professionali per un totale di 193 corsi. Si tratta, senza dubbio, di una risposta importante che dimostra la straordinaria capacità progettuale e la voglia di innovazione della nostra scuola, che vuole rispondere alle esigenze educative, culturali, professionali delle giovani generazioni, nonché alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0. Grazie sottosegretario, in qualità di interrogante mi dichiaro soddisfatta della risposta. Questo è un tema a noi molto caro, proprio perché è necessario che vengano prese delle misure necessarie come questa riforma per colmare il gap che c'era tra offerta formativa e richiesta da parte appunto delle imprese, e sappiamo che questa è stata una tematica che è stata sempre sollevata anche dalle associazioni di categoria, e finalmente il Ministero comunque dà una risposta concreta a questa tematica, fornendo una maggior flessibilità didattica e organizzativa per questa connessione sempre più stretta tra scuola e lavoro. E poi sappiamo che il mondo del lavoro sta andando sempre di più verso una specializzazione in tal senso, e quindi è giusto e opportuno che la scuola, ecco, vada in questa direzione. Mi sembra anche che i numeri che sono stati dati dal Ministero siano comunque dei numeri importanti, anche in brevissimo tempo insomma si è riusciti a fare tanto, e quindi ecco, ringrazio veramente per l'impegno tutti coloro che hanno reso possibile l'attuazione di questa riforma. E poi ecco, faccio una ulteriore sottolineatura sul modello di questa nuova filiera del campus, che sicuramente è molto innovativa e sicuramente porterà dei risultati ottimali, insomma, che vanno verso questa direzione di implementare sempre di più la scuola con il mondo dell'impresa. Quindi grazie sottosegretario. Siamo adesso all'interrogazione Piccolotti su iniziative per il rapido completamento delle prove del concorso per docente ordinario del 2020 e lo scorrimento delle graduatorie di merito. La deputata Piccolotti ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto, prego. Grazie Presidente, da quanto noi abbiamo appreso sono numerosi insegnanti risultati idonei al concorso 2020 che non sono ancora stati immessi in ruolo, e sappiamo anche che in alcuni casi, cosa abbastanza sorprendente, non sono state nemmeno espletate ancora tutte le prove del concorso 2020, e quindi non ci sono, diciamo, per alcuni specifici settori ancora le graduatorie di merito. Nel frattempo però il 6 dicembre 2023 sono stati banditi due nuovi concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria e anche della scuola dell'infanzia e primaria. A nostro avviso sarebbe
un errore se i vincitori di questi nuovi concorsi banditi in qualche modo impedissero ai vincitori del concorso 2020 di entrare celermente in ruolo e quindi le chiediamo quali iniziative intende prendere, anche normative, sia per far concludere le prove dei concorsi ancora aperti e sia per impedire che ci sia questo scavalco da parte dei vincitori del nuovo concorso. Prego, sottosegretario, può rispondere. Grazie Presidente, grazie all'onorevole Piccolotti per questa interrogazione. Evidenzio preliminarmente che i decreti dipartimentali 498 e 499 del 2020 hanno disciplinato a livello nazionale, ma su base regionale, le procedure concorsuali ordinarie, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. Pertanto la gestione delle predette procedure rientra nelle competenze degli uffici scolastici regionali responsabili. Al riguardo, da una recente rilevazione effettuata dal Ministero, gli uffici scolastici regionali hanno dichiarato di non aver ancora concluso le procedure nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 181 posti previsti nel bando del concorso 2020, mentre sono state concluse quelle relative alla scuola dell'infanzia e primaria. Con riferimento all'ulteriore tema segnalato dall'onorevole interrogante, occorre distinguere tra i candidati vincitori della procedura concorsuale, in quanto collocati nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado, indetti rispettivamente con decreti direttoriali numero 498 del 2020 e 499 del 2020, entro il numero dei posti messi a bando e coloro che, invece, sono risultati idonei non vincitori. Ebbene, i candidati risultati vincitori possono vantare un diritto all'assunzione che trova un puntuale riferimento sul piano normativo. Mi riferisco all'articolo 59,13 del decreto legge numero 73 del 2021. Con riferimento ai candidati che sono risultati idonei ma non vincitori, giova ricordare che le graduatorie di merito dei concorsi in questione sono state integrate con l'inserimento dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso, consentendo pertanto l'assunzione di un numero di docenti superiore rispetto al numero dei posti messi al bando in presenza delle relative disponibilità autorizzate alle assunzioni. Da ultimo voglio precisare che si deve a questo Governo, che è intervenuto con un'apposita norma di legge nell'ambito del DLPA-bis, la volontà di garantire che le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per il personale docente, di cui ai citati decreti 498 e 499, integrate con i candidati risultati idonei, venissero prorogate fino al loro esaurimento. Conseguentemente, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, le medesime graduatorie saranno utilizzate, seppur nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle missioni in ruolo, necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Prego, onorevole Piccolotti, facoltà di replicare per 2 minuti. Grazie Presidente, mi pare dalla sua risposta di capire che queste graduatorie, compresi gli idonei, verranno utilizzate nell'anno 2024-2025, quindi la ringrazio. Naturalmente però si porrà il problema nel caso in cui gli idonei non fossero tutti assunti anche negli anni seguenti. Lo dico perché dentro queste graduatorie ci sono moltissimi precari, cioè insegnanti che hanno alle spalle molti anni di lavoro nelle nostre scuole, hanno superato un concorso per cui sono idonei e è importante non metterli di fronte alla necessità di svolgere un secondo concorso, altrimenti questo diventerebbe davvero una specie di girone infernale. Prima tanti anni di precariato, poi un concorso, lo fai bene, lo superi e questo non basta a metterti in condizione di essere assunto, ma devi fare un secondo concorso, per cui va bene dire verranno utilizzate nell'anno 2024 e 2025, ma nel caso in cui ancora non fossero esaurite, io credo che il Governo dovrebbe prendere l'impegno di andare avanti fino ad esaurimento delle stesse.
Bene, grazie onorevole Piccolotti. Allora passiamo all'ultima interrogazione dell'onorevole Amorese su informazioni circa le richieste di attivazione delle prime classi del liceo del Made in Italy da parte delle istituzioni scolastiche. Prego onorevole Amorese, a facoltà sì. di illustrare. Grazie, la sua grazie Presidente. Con la legge 206 sono stati istituiti nuovi percorsi liceali del Made in Italy. Da allora abbiamo ascoltato e letto delle ricostruzioni quantomeno, diciamo così, contraddittorie. Quindi con numeri che chiediamo oggi se siano veri o presunti o errati. E quindi ci sembrava opportuno e necessario fare questa interrogazione per fare sicuramente chiarezza e dare, se possibile, i numeri veri, diciamo, sulle attivazioni fino adesso. Tra l'altro oggi è il 23, quindi si può aderire già da oggi con la piattaforma unica a questo nuovo indirizzo. Prego, sottosegretario, può rispondere. Grazie Presidente, grazie onorevole Amorese, che col suo quesito ci offre la possibilità di ribadire anche in questa sede che l'istituzione del liceo del Made in Italy costituisce un'importante novità nell'ambito dell'offerta formativa a beneficio dei nostri studenti, costituendo al contempo una parte qualificante del percorso di valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane. Tale percorso fornirà alle studentesse e agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base, soprattutto in campo economico, giuridico e tecnologico. Ciò premesso, relativamente alle modalità di avvio dei percorsi liceali del Made in Italy, ricordo che nelle more dell'approvazione definitiva del disegno di legge sul Made in Italy, con nota ministeriale del 12 dicembre scorso, era stata pronunciata alle istituzioni scolastiche la possibilità dell'attivazione di classi prime del liceo in argomento, già a partire dall'anno scolastico 2024-2025, qualora l'approvazione definitiva del citato disegno di legge fosse sopraggiunta in tempo, utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni. Il più volte richiamato disegno di legge è stato definitivamente approvato dal Parlamento con la legge del 27 dicembre 206 del 2023 e così il Ministero all'indomani, con un'ulteriore nota, ha fornito tempestivamente le indicazioni operative per permettere l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale. Al riguardo, al fine di consentire il rispetto del termine ultimo dell'iscrizione fissata al 10 febbraio 2024, la richiesta di attivazione delle prime classi del liceo del Made in Italy doveva essere presentata dall'istituzione scolastica interessata entro il 15 gennaio 2024, termine prorogato al 18 gennaio, al fine di venire incontro alle esigenze emerse in taluni contesti territoriali, in modo da poter stipulare gli accordi tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione, in tempo utile per l'apertura dell'iscrizione sulla piattaforma unica. Onorevole, quanto fin qui rappresentato evidenzia la solerzia del Ministero al fine di garantire l'attivazione di tali percorsi. Infatti, dati il nostro possesso sulla richiesta di attivazione dei percorsi liceali del Made in Italy, a differenza di ciò che si è letto su taluni organi di stampa che riferivano notizie in assenza di riscontri ufficiali, restituiscono una risposta davvero significativa da parte delle istituzioni scolastiche. E infatti sono in totale 92 licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale. Nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise, 1 in Basilicata, Emilia Romagna, Sardegna e Umbria. L'elenco non comprende le 22 scuole per cui la Regione Campania non ha ancora autorizzato l'avvio del liceo del Made in Italy. Nel resto d'Italia sono 6 gli istituti scolastici che, pur avendo presentato domanda, non erano in possesso dei requisiti richiesti. Grazie sottosegretario. Facoltà di replica, l'onorevole Di Maggio, prego. Grazie sottosegretario per la risposta chiara ed esaustiva e soprattutto per il lavoro svolto finora rispetto a un liceo, a un indirizzo che noi abbiamo fortemente voluto e che crediamo possa offrire delle nuove opportunità e dei nuovi strumenti ai nostri ragazzi. I dati ci confortano ovviamente e dimostrano che la nostra è una scommessa che stiamo vincendo, anche perché se in un lasso di tempo così ristretto abbiamo un'attivazione di già 92 classi su indirizzi su tutto il territorio nazionale, significa che questo è stato recepito in maniera molto positiva. Noi ovviamente seguiremo con interesse
interesse l'evolversi di questo percorso di studi sin dal suono della campanella a settembre 2024. Bene, dichiaro concluso lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate e la seduta è tolta.